Ma intanto oggi è stato dato l'annuncio ufficiale, come si sente e quali sono le sue emozioni? Beh, come mi sento? Cambia la vita. Oggi ufficialmente sono ancora vescovo per un paio di mesi, amministratore, dopo 16 anni cambia la vita, totalmente. Quindi ritorno su un posto dove sono stato, ma ormai sono dimenticato, no, e qui devo lasciare, anzi posso e devo lasciare perché è giusto il campo libero. Che cosa lascia e che cosa l'aspetta? Ma quello che mi aspetta non lo so, una vita d'anziano, quello che mi chiede il vescovo, i preti lì dove affermo, dove mi appoggio. Quello che lascio, beh, i sentimenti sono tanti, ma tanti, tanti, tanti. Un territorio bello, affettuoso, ma anche popoloso, e nello stesso tempo un territorio variegato e dolcissimo come le colline nostre, non spigolose, verdi, accattivanti. E poi lascio un buon clero, sinceramente, un buon clero. Poi lascio una bella città, molto romagnola, davvero, aperta, illuminata, e lascio anche un mondo laico, civile, non anticlericale, ma molto, molto affettuoso, sì. Mi sono sentito molto, molto amato da molti, da tutti. E poi lascio anche quel bene che ho voluto alla società civile, soprattutto nelle parti togate, gli uomini in divisa, uomini pubblici, perché ho sempre capito nella vita che la fede è radicata nel territorio, pur nella distinzione di ruoli, di compiti, però ho incoraggiato sempre le persone, la società civile, dalla prefettura, tutte le forme, anche i sindaci, ho sempre cercato di accompagnarli, anche a volte con criticità, ma sempre con la carezza del bene per il popolo, questo sì. Al termine poi di questo periodo di passaggio lei tornerà a Fermo, giusto? Sì, perché le normative degli orientamenti dei Vescovi Emeriti dice se è possibile il Vescovo Emerito torni nella sua origine, qualora non sia possibile che sia il più lontano possibile, perché la gente deve affezionarsi all'uomo nuovo, al pastore nuovo, che non vuol dire dimenticare l'altro. Però questo anche perché io ho vissuto molto in maniera viscerale e la gente con me, è bene lasciare il campo, anche se questo nuovo vescovo lo conosco abbastanza, anche se viene adesso da, sì, è di Fermo, però è stato 3 anni ad Assisi, quindi forse il suo percorso finale è stato anche quello del seminario interdiocesano dell'Umbria. Però è bene lasciare il posto, che non significa poi lasciare il cuore. Però ho cercato anche nel silenzio con i mass media di comunicare, e a volte anche la comunicazione è stata più abbondante di prima, soprattutto con le TV, tant'è vero che mi rinfaccio come mai essere uno stato etico, è finita la pandemia. Però difficili per tutti, ma anche difficili per alcuni versi per la mia vita personale, ma ti dirò che una malattia terribile, il tumore maligno, ripetuto poi il secondo passaggio con anche un virus streptococco e poi il Covid, per tutto l'ho combattuti e ho avuto la fortuna di superarli, ma non mi ha vietato di lavorare in diocesi, ma anche di essere riconosciuto più vicino alla gente. Non ho parlato da professore negli ospedali o nella gente, ma da uno che c'è stato dentro. Non vittima sicuramente, ma complice di tante, tante situazioni anche difficili, per cui forse, lo dico oggi, forse anche la malattia è stata una grazia, prima ancora che una disgrazia, perché mi ha fatto guardare con più grazia i sofferenti, i malati, gli sconfitti della vita. Non disgrazia ma grazia, oggi la leggo. E questo anche ha fatto sentire un vescovo che non recita la vita, ma dà la vita. Poi mi definisco spesso un vescovo imperfetto, forse impaurito all'inizio perché lo stemma che ho messo, ego sum et non lite timere, sono io, Signore, non abbiate paura, perché la barca a volte affonda,
e a volte ho avuto qualche crisi davvero, ma barcherà qualche momento poi superato, ma questa barca affonderà, ma la fede, quello stemma mi ha aiutato a riprendere la verità di quello che mi ero proposto. Don Armando, lei ha concluso tante opere, qualcuna però è ancora in itinere. Qual è quella che raccomanda al suo successore? Più che raccomandarla, proseguirla, perché il denaro c'è, e la chiesa del Vitruvio, Sant'Agostino. I tempi sono allungati per motivi di lavori, ma il finanziamento dell'8x1000 c'è e quindi andrà avanti. Poi l'oratorio, l'opera parrocchiale del Vallato è pronta, ormai credo che si inaugurerà, ma io non sono per l'inaugurazione. Poi lascio anche l'ordinazione di un prete nuovo, è un bel regalo, un bel prete, Marco Rulli, senza fretta, potevo farlo adesso. Mi piace anche che se lo possa godere lui, non mi toglie niente, e forse anche un ingresso qualche altro, un altro forse può arrivare, almeno il percorso. Una delle cose strane è che quando ho lasciato le parrocchie, delle parrocchie dove sono stato, sono nate vocazioni, o forse erano cresciute prima, sia a Porto Sempio sia a Montegranaro. Cosa strana e straordinaria. E la cosa buffa, che dove sono stato parroco io, a Montegranaro, vescovo di Pesaro e di Montegranaro, ha fatto il parroco dopo di me, questo ha fatto il parroco dopo di me a Porto Sempio. Ma è una... non c'è niente di particolare. Erano figure belle anche all'epoca, e credo che non rimarranno, però sono contento di questo, sì, sono molto contento, ma per me l'amicizia c'era, rimane, ma per la diocesi, per il territorio, sì, avrete un gran bel acquisto, un gran bel dono, ve lo garantisco su questo, ve lo garantisco. Poi giovane, 55 anni, ma di vero anch'io avevo 55 anni, affermo, quando sono diventato amministratore in sede vacante, poi passati 2-3 anni e a 58-59, 15 anni, e c'è una tabella, quindi anche la diocesi ha una prospettiva nel tempo, un bel territorio fra l'altro, molto bello, tante associazioni, bella gente, un buon clero, io in ognuno so vedere qualcosa di buono, pur nella varietà, un buon clero. Poi i problemi li troverà, perché con la carenza di clero bisognerà unire, accorpare. Ma già lui era stato abituato a Porto Sempio, 28.000 abitanti, 4 preti, le unità pastorali già l'aveva lavorate, quindi poi c'è una bella testa, c'è una bella cultura, quindi può aiutare molto, anche sportivo, quindi a quell'età. No, sono sfinito dentro, ma sono molto molto contento. Poi quando vado via, però per 6 mesi non esisto. Poi dopo si ricomincia. Però 100 chilometri, quindi in modo diverso. Se serve, l'oncologia la lascio qua su, però, perché non si può cambiare l'oncologia dopo 10-12 anni e leggere i cartelli.